Bene, ci siamo. Il giorno è finalmente arrivato. Il giorno del giudizio in cui è stato presentato un nuovo iPhone. Cioè, in realtà sono stati presentati 3 nuovi iPhone e anche un Apple Watch. E oggi vi parlerò di tutto questo e anche di che cosa ne penso. Peraltro farò anche una reaction live. Ho guardato la conferenza che c'è stata, ma non l'ho vista tutta. Quindi c'è un iPhone che ancora non ho visto e lo vedrò per la prima volta in diretta qui con voi. Vi invito anche a lasciare un bel mi piace e raggiungiamo 8000 mi piace a questo video per 2 nuovi video riguardo i nuovi iPhone, ovvero 5 cose che odio e 5 cose che mi piacciono. Quindi sotto a spolliciare. Bene ragazzi, allora a questo punto per scoprire tutte le novità non ci rimane che fare la cosa più semplice di tutte, ovvero PAM! Andare sul sito della Apple. E questa è la prima cosa che vediamo. Allora, grandi novità. Scopri i nuovi iPhone XS, iPhone XS Max. Dopo ve lo faccio vedere perché questo è quello che credo che comprerò. iPhone XR, questo non l'ho visto. È un iPhone che non ho visto, dovrebbe essere quello economico. Apple Watch Series 4, questo è fighissimo, mi piace molto. Grandi schermi e tutto quello che c'è dietro. Ed ecco qua, i nuovi iPhone. Peraltro è stato presentato un nuovo colore gold che a mio parere è fighissimo. Sarò di parte, ma caspita, è veramente bello. Non avrò più bisogno di farmi fare il Golden iPhone. E questo non l'avevo visto. Ok, questo dovrebbe essere l'iPhone XR. Eccolo qua. Questo dovrebbe essere l'iPhone XR. È tipo un iPhone X, però con una fotocamera sola. iPhone XR, nuovo display Liquid Retina. Che caspita, è un modo di dire che ha un display meno costoso rispetto all'iPhone X normale. Apple Watch Series 4. Questa è una gran figata, sapete? Mi ha tentato. Allora, cominciamo con gli iPhone, ovviamente, e vediamo un po'. Allora, novità, iPhone XS. Vediamocelo un po'. Benvenuti sui grandi schermi. Ma che figata sta roba. Super Retina. Caspita, tiè, guarda qua che ben di Dio. iPhone X... Ma che è sto effetto? Allora, abbiamo iPhone XS Max. Guardate qua che figo. Cioè, praticamente è un telefono da 6 pollici e mezzo, è gigantesco, è una roba pazzesca, sarà tipo così, sarà veramente un cinema portatile. Poi iPhone 8 Plus, cioè l'iPhone 8 Plus in confronto sembra un iPhone piccolo, e poi l'iPhone XS, che peraltro l'iPhone XS se non sbaglio ha uno schermo anche superiore all'8 Plus in realtà, il che è un po' strano, ma vabbè, sì, iPhone XS Max che si può confondere molto con XMAS se cambi la X finale qua, ma vabbè, queste sono cose che non ci interessano. Nuovi colori che sono molto fighi. Mi piacciono tutti, ma il gold, vabbè, soprattutto è il più figo. Ricarica wireless, acciaio chirurgico inossidabile. Sentite qua che cavolo si sono inventati. Processo di colorazione PVD, vabbè, tutte cose che tu leggi ma tanto non capisci in cavolo. Face ID evoluto, e vabbè, questo se poteva immagina, quindi ancora più sicuro, più veloce, immagino. E questa che è? Giorgia Scarfi. Che dici, facciamo la pazzia? Che pazzia facciamo? Vuoi fare biglietti in vendita da venerdì al festival? Sono agente fantastica. Ok, sì, non me ne frega niente. Che caspita sta succede? Ah ok, fantastico, è tipo un'animazione. Che figo il sito della Apple che è diventato. A12, vabbè, c'ha un chip veloce. Ah, hanno presentato peraltro, ragazzi, dei giochi con sto chip che sono una figata pazzesca. Sull'iPhone XS Max hanno fatto vedere, c'è tipo Elder Scroll Skyrim, una roba del genere. Elder Scroll non so che diamine, ma fighissimo, fighissimo. Mi ha ricordato un po' Infinity Blade quando uscì per l'iPhone. Non so quale per quale iPhone uscì, vabbè, Infinity Blade. Se non ci avete giocato, giocateci, perché è il gioco più figo che c'è per iPhone. Bellissimo. Ah, vabbè, ma non dilunghiamoci in queste cose. Fotocamera sono da 12 megapixel entrambe, con il flash a 4 toni. Poi hanno messo questa modalità Smart HDR. Poi il nuovo effetto profondità è figo. Praticamente puoi scegliere come deve essere lo sfondo, cioè puoi mettere lo sfondo più o meno sfocato. Sì, so che questa opzione c'era già su molti altri telefoni, però da quello che hanno fatto vedere sull'iPhone sembra fatta molto molto bene, a livello quasi professionale. Poi vabbè, questa è la fotocamera, ne abbiamo parlato poco fa. Ah, hanno fatto il telefono da 512 GB, cioè praticamente c'ha la stessa memoria del mio computer, un altro po'. E quando vi dicevo che era grande, guardate qua quanto diamine è grande sto telefono. 512 giga sono una roba spropositata. Infatti pensate che l'iPhone XS Max da 512 GB costa la bellezza di quasi 1700 euro. Sì, avete capito bene, 1700 euro.
1700 euro per un telefono direi che è abbastanza impensabile come cosa, a meno che non guadagni un milione di euro al mese, allora sti cazzi. Va bene, allora Face ID Display, ok, abbiamo visto tutto, confronta i modelli di iPhone. Allora, questi erano iPhone XS e iPhone XS Max. A sto punto andiamo a vedere subito l'iPhone XR, che come vi dicevo io non ho ancora visto. Purtroppo non è stato presentato un nuovo iPad, mi sarebbe piaciuto vedere un iPad senza bordi. Brillante fuori e dentro, va bene. Ok, la nuova generazione di iPhone. Peraltro, una cosa che dicono sempre a ogni evento nuovo Apple, dicono: stiamo per presentare l'iPhone più potente di sempre. Ovvio, ci mancherebbe che l'iPhone che presenti è più lento di quello di prima. Caspita. Ok, comunque, una cosa che non ho ben capito: perché fare un iPhone XR, cioè la versione economica dell'iPhone X, lo fai con lo schermo più grande dell'iPhone X? Ok, che ha uno schermo LCD di qualità inferiore rispetto a quello dell'iPhone XS, ma perché gli fai uno schermo più grande rispetto all'iPhone X? Che senso ha? Profilo in alluminio aerospaziale. Figo questo colore rosso, bello, bello, mi piace. Anche qui c'è il Face ID. Ottimo, va bene, ancora sta Giorgia di cui non ci frega un cavolo. Stessa animazione Apple, potevi cambiare animazione almeno qua. Processore a 12, ottimo. Foto, anche qui non avrà la doppia fotocamera, ma insomma, oddio. Ciao tizia, che cosa vuoi, che è un selfie? Vabbè, sempre sulla fotocamera dell'iPhone non ci si può dire mai niente, perché la qualità è quella che è. Siamo sinceri ragazzi, la fotocamera dell'iPhone c'ha veramente una qualità spettacolare. Video 4K, fotocamera 2D, tutte cose di cui non ci frega niente. E questo è l'iPhone. Ora clicchiamo su questo magico pulsante, ovvero guarda i prezzi. Vediamo i prezzi di questi telefoni. Allora, eccoli qua. Praticamente parte da 889 euro e dovrebbe essere un telefono economico, fra virgolette, caspita. Ok, se questo è economico, continua poi. Parte da 889. No, ma chi è sto colore? Oddio, quanto è tamarro! Il colore giallo? No, vabbè. No, i colori sono fighi, corallo addirittura. Andiamo a vedere invece i prezzi di iPhone XS. Allora, pam pam pam, iPhone XS sta arrivando. Parte da 1189 euro questo, come l'iPhone X appunto. E l'iPhone XS Max partirà da 1289 euro, 100 euro in più. Tanto per dire che l'iPhone X già costava poco, no? Quindi mettiamoci 100 euro in più e vaffanculo. In ultimo, ma non per ultimo, no, in realtà ultimo e basta, il nuovo Apple Watch Series 4. Allora, funzioni fighe che hanno mostrato. Una quella della più figa, ragazzi, è che se praticamente rileva le cadute. Sì, voi direte, nuovo chip, nuove cose, eh? Tu jumpy, quale vai a vedere? Quella che rileva le cadute. Sì, praticamente sto Apple Watch vede se cadi a terra, si accorge attraverso i suoi mille sensori se cadi per terra, e se cadi per terra, fai una bella caduta, oltre che rilevare l'impatto che fai, la potenza dell'impatto, se tu non tocchi il tuo orologio per un minuto, quello inizia a fare una chiamata di emergenza. Quindi pensate voi quante volte potrebbe succedere che per errore magari uno butta l'Apple Watch sul letto, così quello se pensa che è una caduta ti ritrovi la polizia in casa. Ok, spero non succeda, però insomma è una cosa veramente buona, cioè ti dà sicurezza sapere che c'è un orologio qua che ti aiuta, che ti controlla sempre, ti monitora tutto, il cuore, quello che ti pare. Comunque ragazzi, siamo giunti al termine di questo ennesimo video, spero davvero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare tanti mi piace, raggiungiamo 8000 mi piace e vi porto il video in cui vi dico i 5 motivi per i quali odio questo nuovo iPhone e i 5 motivi per i quali lo amo. Quindi, sotto a spolliciare, lasciate tanti commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, seguitemi sulla mia pagina Facebook, link nella descrizione, e noi ci vediamo alla prossima, un salutone e ciao a tutti!